this. Come and run again. You want a dose of this. Right now it's KDA. So keep your eyes on me now. 무엇을 보든 좋아할 거야. La parrucca in questo caso è di Yunixo ed è stata creata proprio per il personaggio di Ari nella versione KDA, quindi io non ho avuto la necessità né di tagliarla in lunghezza ma neanche di modificare il ciuffo. Le orecchie sono già comprese, non hanno l'orecchino, ma adesso vi farò vedere come l'ho creato. Inizio riportando il disegno del cartamodello su questa piccola tavola di polistirene. Dopodiché taglio con un taglierino il pezzo di polistirene facendo molta attenzione e poi lo vado a limare con la carta vetrata. Ne utilizzo prima una con una grana più spessa per eliminare tutti gli eccessi e poi una con una grana più sottile per definire e togliere insomma un po' di porosità tipica del polistirene. Stendo poi sull'intero cuoricino un po' di colla vinilica in modo da renderlo praticamente impermeabile o comunque per far sì che non si sciolga successivamente quando stenderò il colore. Per colorarlo utilizzo gli acrilici, prima un color giallo ocra in modo da coprire bene l'intera superficie senza avere spazietti bianchi e solo successivamente stendo il color oro metallizzato. Per attaccarlo all'orecchio taglio una piccola sezione del cuoricino in questo punto e poi praticamente lo incastro nell'orecchio, come potete vedere, e per fissarlo io utilizzo anche un pochino di colla a caldo, però non era strettamente necessaria. Inizio creando quelle decorazioni che ci sono sotto la manica e taglio il foam con questa forma che potete vedere. Io ho fatto sempre prima tutti i cartamodelli e poi per renderlo un pochino più curvo e dargli la forma del braccio cucio sia appunto la parte superiore che anche un po' verso l'interno. Comunque le immagini spiegano meglio in questo caso. Ho creato anche il cuoricino che andrò a appendere sul choker
e faccio un piccolo buco con l'ago in modo da inserire l'anellino per applicarlo più facilmente sulla collana. Queste che vedete sono decorazioni che si posizionano sui fianchi e che hanno un pattern un po' tridimensionale e per ricrearlo ho utilizzato delle forbici. Passiamo a colorare tutti gli elementi che ho creato, che poi vedrete, al completo solo successivamente. Questi sono tutti i componenti, delle decorazioni che vanno appunto sotto la manica e che poi andrò ad unire dopo aver colorato, ogni pezzetto singolarmente. Uno step assolutamente non obbligatorio, ma che io preferisco fare, è quello di stendere un fissante in modo da non rischiare di rovinare tutto il lavoro, insomma. Qui potete vedere come assemblo tutti i vari pezzi. Quello centrale lo cucio direttamente sull'elemento più grande che abbiamo creato prima. I restanti elementi li incollo con la colla a caldo. Una volta creata la decorazione in foam, bisogna capire come legarla al braccio. Io utilizzo un nastro viola, che sarà poi quello che applicherò sulla parte superiore del top. Dopo aver preso le misure del braccio, taglio due pezzi di nastro e applico poi del velcro in modo da poter togliere e mettere insomma, l'accessorio con comodità. Incollo i nastri con la colla a caldo alla struttura di base, insomma, e poi, come vedrete, aggiungerò altri due nastrini sopra in modo da creare un'ulteriore decorazione che secondo me è molto carina, insomma, un tocco in più. Passando invece al choker, una volta asciugato il colore steso sul ciondolo, io stendo
uno strato di smalto trasparente in modo da renderlo lucido. Per quanto riguarda la base del choker vera e propria, io utilizzo il nastro e faccio la stessa identica cosa che ho fatto per creare le decorazioni sotto le maniche. Quindi prendo il nastro e cucio poi del velcro. Guardando le immagini di Ari, ho visto che il ciondolo non è direttamente attaccato al choker, ma è appeso su un piccolo pezzo di stoffa nero. In questo caso io utilizzo un pezzettino di elastico nero che buco con l'anellino che ho applicato prima al ciondolo e poi incollo direttamente sul choker, come potete vedere. Ari ha anche delle scarpe con una decorazione particolare che consiste in una piastra dorata e sul dorso del piede. Io l'ho creata in foam e poi ho legato un elastico in modo da poterla infilare sotto la scarpa e toglierla. Per quanto riguarda la parte superiore del top, io ho preso due strati di tessuto bianco piuttosto spesso e vi ho inserito le coppe di un reggiseno. Poi le ho cucite, ho creato anche questa piccola pieghetta in modo da dare un po' di tridimensionalità e ho creato così la base del top. Ho creato il cartamodello e basandomi su questo, poi ho ritagliato l'eccesso e eventualmente cucito la parte di tessuto che poteva sfilacciarsi. Io ho usato la macchina da cucire in questo caso. E sempre con la macchina da cucire ho cucito il bordino viola fatto col nastrino che avete visto prima. Per legarlo dietro la schiena ho utilizzato due strisce di stoffa sulle quali ho cucito il velcro, anche in questo caso. Per quanto riguarda le maniche ho cucito due tubi di stoffa un po' più leggera in questo caso e ho fatto tutta la trafilatura e all'interno in modo poi da rigirarla come la fodera di un cuscino e ottenere un tubo bello omogeneo. Ho poi creato tutta la pieghettatura per poi cucirla come un unico blocco direttamente su questa zona del top barra reggiseno e poi anche dietro su quest'altro lato. La decorazione a cuore l'ho applicata con un bottone in modo da poterla togliere nel momento in cui devo lavare tutto il costume. Ho cucito poi queste due strisce di stoffa dorata che ho recuperato da un paio di pantaloni in finta pelle e ho coperto così la parte laterale del reggiseno e queste due strisce di stoffa poi le legherò con un nodo dietro il collo. Per quanto riguarda il resto del top, quindi tutta la parte nera che arriva fino ai pantaloni, ho utilizzato sempre un pantalone di quelli larghissimi di finta pelle e ho creato questa canottiera senza maniche. Con gli stessi pantaloni ho cucito le calze che arrivano fino a più di metà coscia. Ho utilizzato un paio di leggings per le misure perché devono essere molto attillate, quindi i leggings sono particolarmente adatti come forma per creare questo tipo di calza. E poi ho tagliato tutto e cucito la parte laterale, ovviamente.
essendo quello che ho utilizzato un tessuto elastico, ho dovuto applicare sulla parte delle caviglie un pezzetto di velcro in modo da poter infilare il piede senza rompere tutto. E questo è il risultato. Adesso devo praticamente ritagliare lo spacco dove andrò ad inserire queste parigine. E ho cucito anche questa parte in plastica che mi servirà a non far cadere tutta la calza una volta indossata, perché sennò rischia di scivolare giù. E poi appunto tramite questo semplicissimo cartamodello ho creato lo spacco che starà sull'interno coscia. Riguarda la parte inferiore del cosplay, devo applicare sui pantaloncini che ho acquistato su AliExpress, dei pantaloncini in finta pelle, due striscioline dorate. Sono una pura decorazione, non hanno alcuna utilità tecnica né nel tenere le code né niente, ma è una caratteristica che il pantalone ha e che quindi io ho deciso di aggiungere. Semplicemente ho cucito due tubicini a macchina e poi a mano li ho applicati sul pantalone. Sempre per questioni di comodità nel lavaggio del cosplay, ho deciso di attaccare le decorazioni in foam con dei bottoni ai pantaloni, e sono quelle a luce che ho creato all'inizio del video. Utilizzo questo genere di bottone e li cucio ovviamente prendendo le misure in base a dove voglio posizionare queste due alette, io le chiamo così, non so quale sia il nome specifico, e niente, mi raccomando, prendete bene le misure in modo da non avere una su un lato messa in un certo modo e l'altra storta. Per quanto riguarda il resto degli accessori, ho utilizzato un nastrino fucsia da legare attorno al polso, e poi i bracciali li ho acquistati sempre su AliExpress. Sono due bracciali diversi perché il personaggio ne ha uno un po' più spesso su un polso e sull'altro uno un po' più sottile. Niente, spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile, e alla prossima, ciao!